Non ho scelto io la scaletta degli artisti della nuova era perché li hanno fatti in base al line up e quindi come sono messi, li hanno fatti i tecnici, sono sempre i tecnici che fanno la scaletta loro. Però la coincidenza vuole che noi iniziamo con il gruppo più scalcinato che ci sia, nel senso scalcinato, nel senso buono, perché gli Hornets che vengono da Carpi, hai capito, sono molto... Dov'è? No, lui... Ma ah no, questa, dov'è questa? Cioè, loro, ad esempio, si esibiscono sempre e sull'amplificatore ci deve essere questa scarpa. Cos'è questa scarpa? Ma fondamentalmente è un simbolo. Conferma un po' che la presenza femminile, che deve essere sempre esternata, è sempre presente. Deve essere sempre presente. Poi ho un mio valore personale affettivo, che adesso siamo un po' intimi, però non vorrei dirlo lo stesso. Quindi... Comunque è la sua ragazza, la scarpa della sua ragazza, che è stata sua amante per 6 mesi, io tanto è, e poi dopo è diventata la sua ragazza, la ama talmente alla follia che vuole che sua ragazza sia... La mia ex morosa non lo sa questa cosa. Grazie Red. No, ma me lo sono inventato adesso questo qui. No, me lo sono inventato adesso. E non lo sa. Penso di no, però poi sai, le voci... Ma cosa te ne frega adesso? Ormai la tua ex... Ma mai si parla di... Un anno e mezzo fa, sì. E allora, insomma, ci sarà un motivo per cui, cioè, che ci porta sempre dietro questa scarpa. Lui invece, lui come diceva, fa vivere di musica. Tu che cosa fai? Ingegnere. Di che cosa? Gestionale. Cioè, tu dai la gestione, me l'ha già detto il Barone Rosso, ma è bellissimo. Tu consigli le aziende come gestire? Sì, come fare soldi. Se volete fare soldi, contattatemi. Cioè, affideresti il vostro denaro a questo? Io ti rimetto la tua scarpa qui, eccola qua. E adesso cosa fate? Gli Hornets vengono da Carpi, che cosa fate? Noi facciamo un rock abbastanza ispirato agli anni 70, a gruppi come Rolling Stones, che ci piacciono da morire, ci sono sempre piaciuti, abbiamo sempre fatto cover anche di questi gruppi, però da quando facciamo pezzi originali non riusciamo più a toglierci il vizio. Ok, come si chiama il brano? Il brano si chiama... Io lo farei dire al cantante come si chiama. Non lo sa. No, non è che non lo so. È che è un brano molto importante perché ha scritto lui. E... Allora, che brano è questo? Cos'è che parli? Tu non puoi parlare con lui, ma vuoi metterti qui? Allora, come si chiama il brano? Midnight Crap. Perché è importante? È importante perché, allora, velocemente. Fondamentalmente parla... quando uno si aspetta sempre che arrivi qualcosa di figo, in quel momento non arriva. Io in questa canzone qua parlo nel momento, diciamo così, sessuale del termine, ma in questo caso può essere riferito a qualsiasi cosa. Pensate sempre a quello che non potevate avere, ma che avete in questo momento, quindi il Midnight Crap. The Hornets da Carpi. Your gun, all right, all right, finally home and jump inside.
The Hornets. Bello, no? Sono commoventi. No, no, non mi viene da piangere. Siete commoventi. Io vorrei sapere l'età. Sì, tua, peggio che 126. Ecco, questo è il segnale. E gli altri più o meno uguali. Quanti anni hai, Vic? Quanti anni hai? 32 dicembre. Ok, no, no, ma io dico sono commoventi, perché io vorrei capire da loro, perché siccome io sono una che si fa un sacco di elucubrazioni mentali e ci sono dei periodi in cui vado in crisi, no? Proprio nella visione della musica, come si sentono loro in questo momento storico? Cioè, secondo me voi vi sentite non appartenere a questo posto, a questo tempo. Non te ne frega niente. Fai bene, cazzo. Scusate? Fai... Che non se ne frega un cazzo. No. Cioè, no, dai. Siamo a Sanremo, all'Ariston. Quindi sì, non ci importa del momento storico. Va bene così, ed è bello così, perché invidiamo chi, cioè, o meglio, non invidiamo chi non può fare queste cose, fondamentalmente. Ma chiunque genere, qualsiasi genere sia, Cioè, loro si divertono, capito? Questa è la bellezza, sì. È per questo che sono commoventi. Ma fra l'altro, sta tornando tutto questo genere, mi dicevano che negli Stati Uniti d'America tornano gruppi alla Led Zeppelin. Sì, cioè, Greta Van Fleet, c'è un gruppo che pare tipo i Led Zeppelin, ora, tipo i Greta Van Fleet. Sì, che sono, sì. E quindi, divertiti, conosci? Sì, già da un paio d'anni. Solo che adesso vengono a suonare a Milano fra un po', quindi tutti, però già da 2 anni che sono in giro, quindi... Loro sono gli Hornets. Allora, ciao ragazzi. Grazie. Bravi. Il fatto è che si sono appena riscaldati, andrebbero avanti adesso. Così cominciare di botto e finire di botto è terribile, perché sono pieni di adrenalina. È una scarica di energia fortissima. Sì, ma infatti hanno trasgredito tutte le regole, sono andati fuori luce, così, sono arrivano, se ne vanno. Ma perché sono a Sanremo? Che se frega? Beh, certo, cioè, bisogna fare così. Ok. Carlo? Bravi, mi ricordano i miei tempi quando ero più giovane di loro. Ma tu a 15 anni hai iniziato a suonare la chitarra? Suonavamo questo genere qua perché era il genere del momento.